Poracci, questo era difficile da riconoscere, tanto che in giro non si trova il gameplay, ma solo il trailer. Complimenti a FatePlanet, che non solo ha riconosciuto il titolo del gioco, ma ha anche citato il mitico Gekigemu, grandissima fonte di ispirazione per questi miei video. E per le risposte sbagliate, che dire? Va bene tutto, da Poromin a Poracmin, passando per Porkmin, fino a Porion Geographic, vi siete sbizzarriti e mi avete fatto morire, quindi bravi tutti. Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Rise and shine, Stubby. Wake up. Up and at. Fine then. That's for all the clown jokes. That's for never calling just to say hi. That's because I get aroused when I slap people. That's for all the furry midgets in the world. That's because I feel like it. Why? Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e dove ogni video è il rifacimento del precedente. Oggi ci prendiamo una pausa dal TG Poro perché ho intenzione di proporvi un video sempre ricchissimo ma diverso dal solito. Negli ultimi anni il mercato è stato inondato da remaster e remake e soprattutto negli ultimi tempi i giocatori sembrano essere diventati molto insofferenti nei confronti di queste operazioni, tanto che spesso ci si chiede: ma c'era veramente il bisogno di questo remake o di questa remaster? Il dubbio è più che legittimo, ma non andremo a parlare di esempi specifici. Però ho pensato appunto di proporvi una lista di giochi che secondo me merita assolutamente di essere riproposti in un modo o nell'altro. Ho preso lo spunto da un video super bello di Jake Baldino, vi lascio il link in descrizione, ma queste ovviamente sono le mie scelte personali, quindi vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi titoli, ma soprattutto commentate quali sono i vostri giochi che vorreste rivedere. Prima di iniziare però vi invito a rimettervi in sesto e a partire verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, ho preparato una lista di 5 remake e 5 remaster e andremo avanti proponendo un gioco per categoria. E partirei da remake con la speranza di rivedere su Switch o sulla prossima console Nintendo un rifacimento degli Zelda Oracles. Ci sono vari motivi per cui questi due storici Zelda 2D meritano un rifacimento a tutto tondo. Rispetto a un Minish Cap, le potenzialità degli Oracles sono estremamente limitate dall'hardware che li ospitava. E mentre ancora oggi l'episodio per GBA presenta una pixel art praticamente immortale, ben diverso al discorso per i due titoli Game Boy Color. Un remake permetterebbe non solo di attualizzare l'impianto grafico, ma anche di riscriverne completamente l'interfaccia e aggiungere tante funzionalità di gameplay, proprio come è accaduto per il Link's Awakening di Grezzo. Ecco, magari in questo caso spererei nella scelta di uno stile grafico diverso. E poi, lasciatemi sognare, ma sarebbe perfetto se Nintendo decidesse di riproporre i due titoli in un unico pacchetto e perché no, inserendo anche il terzo capitolo mai prodotto da Flagship Studios. Una remaster facile facile sarebbe quella di F-Zero GX ed è uno di quei titoli di cui veramente non mi spiego come sia possibile che ancora non sia mai stato riproposto dopo la sua uscita iniziale su GameCube. Lanciare su Dolphin F-Zero GX è la chiara dimostrazione di come l'episodio sviluppato da Sega non ha niente da invidiare a produzioni più recenti in termini di estetica, level design e anche senso di velocità. Ci troviamo di fronte alla vetta massima delle corse futuristiche. Aggiungete qualche filtro, il supporto ai 16 noni e le texture in HD. E basta, non serve nient'altro, la vostra remaster da 60 euro è bella che pronta. Un genere che giova drasticamente dal trattamento dei remake è quello dei JRPG, e in questo campo si potrebbero fare 10.000 nomi diversi, ma voglio prendere un nome magari non conosciutissimo ma che ho amato in passato, ovvero quello di Golden Sun. All'epoca il JRPG di Camelot servì principalmente a Nintendo per dimostrare come il GBA non avesse nulla da invidiare alle console casalinghe, a parte il piccolo problemino che non si vedeva nulla, ma l'essere riusciti a comprimere un titolo così vasto, stratificato e ricco nella presentazione all'interno di una cartuccia GBA è un vero e proprio miracolo. Eppure questo grande traguardo mette in mostra tutti i limiti dell'epoca e sarebbe interessante rivedere una reimmaginazione dell'opera di Camelot sotto una nuova luce. Ovviamente sono tanti gli aspetti di gameplay in cui si potrebbe andare ad agire, dal combat system alla gestione dei menu, ma il vero colpaccio sarebbe unire le due storyline di Golden Sun e del suo seguito L'era perduta all'interno di un'unica narrativa. È un sogno ad occhi aperti, ma ultimamente Nintendo non si fa scrupoli a ripensare in chiave moderna titoli che fino a un decennio fa sarebbero rimasti ad appannaggio del mercato orientale. Insomma, la speranza è sempre l'ultima a morire. E mentre stiamo tutti aspettando con la bava alla bocca l'uscita della benedetta remaster di GoldenEye,
Il mio 007 in realtà è stato un altro, Time Splitters 2. Ecco, sappiamo che la serie tornerà nel futuro con un nuovo capitolo, ma mi sentirei male se dall'oggi al domani annunciassero una semplice remaster di questo capolavoro del divertimento in split screen. Anche in questo caso credo si sia raggiunta la declinazione massima di quello che può essere il multiplayer locale per gli FPS, e sarebbe interessante rivedere oggi riproposta questa formula senza troppi stravolgimenti. Tanto i boomer shooter sono tornati di moda e il pubblico è pronto ad assaporare un FPS old school anche se la presentazione audiovisiva è datata. A regnare supremo è il gameplay e in questo Time Splitters 2 era imbattibile. Questo sarà l'ultimo JRPG della lista, lo giuro, ma sono anni ormai che sogno ad occhi aperti un remake di Chrono Trigger. Per me il capolavoro di Squaresoft è probabilmente uno dei migliori JRPG di sempre, e il publisher all'epoca non sbagliava un colpo. È vero, i giochi Super Nintendo sono invecchiati come del buon vino e nel 99% dei casi non si sente l'esigenza di un remake a tutto tondo, eppure, da quando ho preso in mano Octopath Traveler e visto la qualità di nomi del calibro di Triangle Strategy e Live Alive, sono convinto che l'HD2D di Square Enix sarebbe la chiave estetica perfetta per far rivivere un capolavoro senza tempo come Chrono Trigger. Da una parte l'ennesima remaster zoppicante e priva di contenuti non sarebbe abbastanza, ma allo stesso modo non c'è bisogno di farlo diventare un titolo action con visuale alle spalle. Il trattamento HD2D sarebbe il compromesso perfetto. Basta il giusto. Negli ultimi due anni abbiamo visto la rinascita del genere dei beat'em up e gli ultimi mesi sono stati dominati dal ritorno delle Tartarughe Ninja, che con la Kawabunga Collection hanno dimostrato come picchiaduro a scorrimento possano avere il loro spazio anche al giorno d'oggi. Quindi per favore Capcom, Clover o Platinum Games o chi per loro, qualcuno tiri fuori una remaster di Beautiful Joe. Non c'è bisogno di toccare nulla in questo caso, il cel shading ha fatto invecchiare benissimo l'impianto grafico e il gameplay è quello folle e imbattibile delle produzioni dirette da Camilla. Sì, se volete inserite un easy mode, ma niente di più. Anzi, la butto lì, fate la Beautiful Collection, comprendente il primo e il secondo capitolo, e possiamo anche far finta che Red Hot Rumble e Double Trouble non siano mai esistiti. Per me va benissimo. Simpson Hit & Run è considerato come uno dei migliori giochi su licenza di sempre, eppure secondo me avrebbe bisogno di una bella rimessa al lucido. Hit & Run è infatti un gioco che ha fatto la storia e che io personalmente adoro, ma come accade spesso con tutti quei titoli che non vengono mai riproposti e sviluppano una sorta di culto della mitizzazione, il fattore nostalgia diventa un elemento cardine. Rigiocando oggi Hit & Run ci si rende conto del suo level design molto circoscritto, che ha un modello di guida divertente e affianca delle sezioni platform a dir poco agghiaccianti. Ecco, oggi in un periodo storico dove gli open world sono stati codificati, sarebbe bello rivedere un Hit & Run realmente aperto, vasto, sconfinato e libero da esplorare. Sapete chi ci vedrei molto bene dietro a un progetto del genere? Traveler's Tale, quelli dietro ai vari tie-in Lego. Con l'ultimo Skywalker Saga il team ha dimostrato una dimestichezza invidiabile nel riuscire a costruire un mondo proprio come me lo immagino necessario per ospitare il titolo dei Simpson. Ora, c'è veramente bisogno di spiegare il perché Super Mario Galaxy 2 meriterebbe una remaster immediatamente? Queste sono le cose proprio senza senso di Nintendo, uno dei titoli più amati in assoluto tra i platform in 3D, completamente dimenticato come se non fosse mai esistito. Ancora nessuno è riuscito a capire il motivo della sua esclusione dalla 3D All Stars e l'unica risposta possibile non può che essere una. Nintendo aspetta il momento giusto per schiaffare l'HD sotto a Super Mario Galaxy 2 e rivendercelo così a prezzo pieno, magari in concomitanza con l'uscita al cinema del film di Mario. E poi che fai? Una remaster del genere non te la compri? Ma per favore, va! E l'ultimo remake è un sogno a occhi aperti, un qualcosa che più che altro mi affascina a livello concettuale, ovvero una reimmaginazione di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Credo sia solo questione di tempo prima che il remake di Metal Gear Solid 1 venga annunciato e non so quanto effettivamente sentirei il bisogno di tornare su un titolo così importante per la mia formazione da videogiocatore. Eppure Metal Gear Solid 2, un titolo molto più problematico del suo predecessore, potrebbe secondo me essere vendibile ancora oggi. Mi spiego, vorrei vedere tornare Kojima sul secondo capitolo solo
per vedere come l'autore sarebbe in grado di reimmaginare la potentissima sequenza finale. Se il messaggio di Metal Gear Solid 2 è di un'attualità disarmante e in un certo senso ha descritto la realtà dell'informazione che si stava formando proprio in quegli anni, assumendo così un ruolo al limite del profetico, per me sarebbe bellissimo vedere Kojima giocare nuovamente con quei concetti per uscirsene fuori con qualcosa di totalmente nuovo. Il remake dovrebbe essere insomma una sorta di reboot, ma del secondo capitolo. Non succederà mai, però per me è veramente un sogno a occhi aperti, un'idea che mi ronza in testa da anni. E visto che ci sono, Nintendo, ascolta qua, ho l'idea definitiva. Fai una benedettissima versione in HD di Super Smash Bros. Melee. Con una sola mossa ti riconcili con la fetta di hardcore gamers che hai alienato nel corso degli anni e allo stesso tempo riguadagni accesso al circuito degli esports e del gaming competitivo. Inoltre sarebbe la remaster perfetta perché guai ad alterare anche solo mezza linea di codice. Vanno tenuti intatti tutti i bug e glitch che rendono unico e ultra tecnico il gameplay di Melee. E se poi aggiungi un'infrastruttura online che funziona, beh, che dire, non dovrai preoccuparti di mettere in produzione un nuovo Smash per i prossimi 10-20 anni. Altro che Mario Kart 8 Deluxe. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere quali sono i giochi di cui vorreste vedere assolutamente una remaster o un remake. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormite sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porro Remaster Michele Remake, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Solito vi invito a rimettervi in sesto e a partire verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del punto poro.